Ciao a tutti ragazzi, buona domenica e bentornati sul canale per un nuovo video dedicato alle news della settimana. Questo è un video che in realtà non avrei voluto fare perché la settimana appena trascorsa è stata veramente molto povera di contenuti. L'unico annuncio fatto da parte di Hot Toys è, a parer mio almeno, l'ennesimo riciclo, che era abbastanza inutile, poteva anche fare a meno di annunciare. Però ho deciso alla fine di fare lo stesso questo breve video perché sto cambiando qualcosina a livello audio e video sul canale e quindi diciamo che è una sorta di test. Fatemi sapere a proposito qui sotto nei commenti cosa pensate e se vi accorgete dei cambiamenti ovviamente. Non perdiamo altro tempo adesso, andiamo a vedere subito sul sito di Hot Toys, come potete vedere a schermo, il nuovo annuncio. Nuovo annuncio dedicato a Star Wars ed è l'ennesimo clone. L'Umbra Operative Arc Trooper non è altro che un riciclo appunto dei cloni già usciti in precedenza, con questa colorazione abbastanza accattivante, abbastanza figa, nera e gialla, direttamente dal videogioco Battlefront 2, che io ragazzi purtroppo non ho giocato, quindi se qualcuno di voi invece l'ha fatto, magari mi sa dare qualche delucidazione in più. Molto figo, nel senso la colorazione mi piace, e vediamo i soliti accessori che vengono rilasciati con i cloni, il classico visore, credo ci siano tre elmetti dedicati alle fasi, fase 1 e 2. Qui vediamo un blaster da cecchino, un rifle e un blaster invece classico. Vediamo allora, gli spallacci sembrano essere in pleather, come per esempio avviene in Captain Rex, in altri cloni. E nulla di particolare, ragazzi, vedo qualche segno di usura, molto sempre ben fatti ovviamente da parte di Hot Toys, qualche segno della battaglia, altre due pistole, quindi sarà armato fino ai denti questo trooper. E niente di particolare, vediamo insieme qualche foto. Volevo vedere se appunto sono confermati i tre elmetti o meno. La basetta, che è sempre la solita basetta rettangolare, ormai molti di voi mi prendono anche in giro perché dico sempre ce l'ho con queste basette di Hot Toys. Ed ecco qui, questi sono i tre elmetti disponibili, molto simile a Cody in questa fase. E bello, non posso dir di no, cioè bello, accattivante come dicevo, il colore giallo e nero che si sposano benissimo. Però ecco ragazzi, per me l'ennesimo riciclo, quindi ovviamente l'ennesimo pass, anche perché questa è una Hot Toys Exclusive, quindi esclusiva Hot Toys, ed è anche una tiratura limitata. Adesso andremo a leggere. Allora, quindi qui vediamo i tre tipi di elmetto con il visore, il jetpack per portare anche le armi, diverse armi, pistole, blaster normale, diciamo, e un blaster da cecchino, vari tipi di armi, varie mani, scusate, e la classica basetta. Andiamo a leggere qualche dettaglio. Allora, Video Game Masterpiece 58, Umbra Operative Arc Trooper, 30 cm di altezza, 30 punti di snodo. L'uscita, ci siamo, sarà primo o secondo trimestre del 2024, sempre ovviamente mercato orientale, e non so se sarà destinato al mercato occidentale anche ragazzi, perché è una tiratura limitata per 1500 unità in mercati selezionati. Quindi affrettatevi ragazzi, so che starete lì scalpitanti con le fregole al culo per poter prendere questo pezzo incredibile, ma magari qualcuno di voi è appassionato di Battlefront e quindi magari sto parlando della figura della sua vita, perché no? Massimo rispetto per tutti quanti. Quindi vi confermo, quindi un rifle, un blaster rifle, scusate, domenica mattina anch'io ho i problemi, e due pistole. Abbiamo il backpack, quindi lo zaino, non il jetpack, forse prima avevo detto jetpack, quindi vi chiedo scusa, e nulla. Quindi questo è l'annuncio di questa settimana da parte di Hot Toys. Spostiamoci quindi su il Colosso dei Nerd, dove invece ci sono diverse novità. Una piccola parentesi, ragazzi, intanto volevo dirvi che in Art, qui in studio, sì, in Art, hanno finalmente annunciato che cominceranno a spedire i The Batman.
con all'incirca 6 mesi di ritardo, quindi per quanti di voi avevano magari preordinato direttamente da Queen Studios oppure ce l'avevano comunque in preordine, sappiate che a breve cominceranno le spedizioni. Allora, siamo quindi sul Colosso, dove ci eravamo lasciati prima con l'armatura tratta da Fallout, l'armatura dedicata alla Nuka Cola. In preordine questa fantastica figure SH Figuarts di Trunks tratta da Dragon Ball GT, che secondo me è imperdibile, ragazzi, soprattutto per i collezionisti di SH Figuarts. È finalmente uscito il preordine di Magneto, che come vi dicevo nel video scorso, se non l'avete visto recuperatelo, ragazzi, all'incirca 210 euro è il prezzo più basso che ho visto sul Colosso. E quindi siamo in linea con Wolverine e su questa cosa avrei un bel po' di cose da dire. Poi questa fantastico set di action figures tratte dai Goonies, anche questo è imperdibile. Roba dedicata a Kirby, ragazzi, non mi pronuncio perché non conosco, cioè so chi è Kirby ovviamente, ma non conosco la linea. Poi da Attack on Titan il gigante bestia, anche questa è fantastica. E poi varie altre figure, tra cui questa di Zelda, anzi un paio, il fantastico Terminator da Present Toys, l'SP80, anche questo è incredibile, Tartarughe Ninja, Conan. Il preordine del double pack, sempre di Egon e Rey. Anche questo, ragazzi, per gli amanti dei Ghostbusters non potete perderlo. E le news un po' più piccantelle, secondo me, sono questi per tutti gli amanti dei Masters of the Universe. Scusate, non mi la fa parlare stamattina. E sono gli artbook dedicati, che secondo me sono dei veri e propri capolavori. Potete trovare a prezzi alla la Deluxe Edition a 85, mentre a 45 gli altri due artbook. Per quanto riguarda invece le offerte, queste sono delle offerte veramente appetibili per noi amanti delle 1 a 6 delle Hot Toys, perché c'è Wanda, tratta da WandaVision, a 2,49, quindi una grande offerta sul Colosso dei Nerd, che se non avessi preordinato già la versione tratta da Endgame, questo sarebbe un pezzo che prenderei immediatamente, quindi per quanto di voi non abbiano una Wanda in collezione, vi consiglio di approfittarne subito. Così come il Mark 1 di Iron Man, che mi fa un sacco gola, quindi ci sto pensando. Anche questo in offerta a 3,69 piuttosto che 4,49. Ovviamente saranno copie limitate, ragazzi, quindi approfittatene finché ci sono queste offerte. Detto questo, ragazzi, io chiudo qui il video. Fatemi sapere di nuovo qui sotto cosa pensate, se vi siete accorti dei cambiamenti, audio e video, se qualcosina è migliorato secondo voi. E a questo punto consigliatemi anche che cos'altro dovrei o potrei migliorare secondo voi, perché comunque cerco sempre di fare quel passetto in più ogni volta che registro un nuovo video. Detto questo, ragazzi, ditemi se acquisterete l'Umbra Trooper, quello là. E che cosa sperate invece, magari in qualche annuncio in cui sperate per la prossima settimana, che mi auguro sarà un po' più succosa, un po' più interessante. Detto questo, ragazzi, come al solito vi auguro una buona domenica, passate una bellissima giornata e una buona settimana e ci vediamo come al solito con gli appuntamenti del giovedì e poi con le news la prossima settimana. Ciao ragazzi, a presto!